Buonasera a tutti, benvenuti per coloro che si sono collegati da poco e bentrovati a chi è con noi già da qualche minuto. E questa sera siamo molto contenti, come Ente Olivieri, Biblioteca Oliveriana, di festeggiare insieme a tutti voi e soprattutto a un ospite speciale una ricorrenza che ovviamente per noi è particolarmente importante, perché oggi infatti è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. È una ricorrenza voluta dall'UNESCO proprio per sottolineare l'importanza, il valore culturale, sociale, creativo, che se vogliamo, di tutto quello che è il libro, di tutto quello che la storia del libro rappresenta per l'intera umanità. E abbiamo pensato di farlo in maniera un po' diversa rispetto alle nostre solite iniziative, cioè facendolo invitando una collega che spero diventerà anche amica, soprattutto non solo mia, ma amica della Biblioteca Oliveriana e di Pesaro e chiaramente di tutto quello che abbiamo in comune, che insomma che non è poco, e vedremo che ci sono anche delle cose molto particolari che appunto ci accomunano. Ringrazio per questa iniziativa innanzitutto il Comune di Pesaro che sempre sostiene le nostre iniziative e soprattutto Pesaro Città del Libro, Città che Legge, scusatemi, a cui l'Ente Olivieri partecipa e lo fa anche in maniera così molto convinta perché insomma ci teniamo molto anche a valorizzare e a promuovere la lettura. Ringrazio poi il nostro sostenitore che rappresenta un gruppo di sostenitori della Biblioteca Oliveriana, cioè Salvatore Siena in qualità di presidente degli Amici della Biblioteca Oliveriana, che ci è sempre Grazie. vicino e ci accompagna Grazie, grazie a voi per le in cose bellissime che organizzate. Grazie. queste avventure. Grazie Salvatore e chiaramente ringrazio Lucia Ferrati. E insieme a Lucia Ferrati, tutta l'associazione Le Voci dei Libri che Lucia rappresenta Buongiorno a tutti. e la ringrazio prima di tutto per tutto il sostegno che anche lei non fa mai mancare all'Ente Olivieri, alla collaborazione, a tutto quello che fa per noi, ma in questo caso particolare la ringraziamo perché proprio grazie a Lucia siamo riusciti a conoscere e a coinvolgere in questa avventura Antonella Campagna, che poi vi verrà presentata in maniera più dettagliata e più appropriata, ma intanto vi dico che è della Biblioteca Universitaria di Pavia, che è responsabile delle attività culturali didattiche di quella biblioteca, appunto della Biblioteca Universitaria di Pavia, e che ci racconterà in qualche modo, insomma, la sua storia, la storia della Biblioteca di Pavia, di come si è formata, di come della vicenda, insomma, che hanno portato alla costituzione di questa importante biblioteca, e nel farlo, appunto, ci racconterà il libro, la storia del libro. Buonasera. Buonasera Antonella, e grazie per aver accettato questo nostro invito e anche per l'importante lavoro che hai fatto per noi. Detto questo, io parleremo appunto del libro, di come è nato dal manoscritto ad Aldo Manuzio. Non voglio raccontare niente di quello che poi ci dirà Antonella, non voglio anticipare niente, però visto che comunque siamo in Oliveriana e vedo anche che ci sono delle persone che non sempre frequentano le nostre iniziative, mi fa piacere dire che ci piace immaginare questo incontro come una sorta di visita, cioè l'Oliveriana che va in visita a Pavia, per ora solo in maniera virtuale, ma ci auguriamo di poterlo fare presto in presenza, come anche gli amici di Pavia potranno ovviamente venire a trovarci a Pesaro, all'Oliveriana, e noi saremo molto contenti di contraccambiare l'ospitalità. E visto che si parla di manoscritti e considerato che arriveremo poi a raccontare appunto anche l'importanza di Aldo Manuzio, di quello che ha fatto per la storia del libro, ma direi di più per la storia della cultura e dell'umanità, così giusto anche per farvi vedere alcune cose, giustificare in qualche modo anche la locandina che abbiamo fatto circolare per questo evento, vi faccio vedere un manoscritto e un libro di Aldo Manuzio che abbiamo anche in Oliveriana.
La prima immagine del manoscritto è quello che è tratto dal manoscritto Liveriano 1. Ve lo faccio vedere giusto così, poco poco, che è il manoscritto, il primo, appunto si chiama 1, non a caso, perché forse è un manoscritto che ha delle caratteristiche di pregio, direi indiscutibili, un manoscritto del 1476, è un salterio e ha una prima parte di calendario che riguarda le attività mensili e quindi ogni pagina, ogni carta rappresenta le ricorrenze di quel mese e la vignetta illustra appunto le ricorrenze e le attività di quel mese. E vi faccio soltanto vedere, poi ne vedremo tante di cose belle, però faccio anch'io un po' di pubblicità. Bellissimo, bellissimo. Del nostro manoscritto Liveriano 1. Quando ci verrete a trovare a Pesaro, poi vi racconteremo tante cose in più e vi faremo vedere anche da vicino appunto anche questo. E poi parlando di Aldo Manuzio, chiaramente dobbiamo dire dobbiamo accennare a questo libro che vedete tra l'altro con questa copertina che già è bella vissuta e rappresenta chiaramente anche lei una bella parte di storia. E questo è uno dei libri fondamentali, anche questo, della storia, della cultura e della civiltà mondiale, che è l'Ipnerotomachia Polifili, o più conosciuta forse anche in maniera più semplice, il Polifilo, che è il capolavoro, cioè uno dei capolavori editi da Aldo Manuzio, questo in particolare del 1499. In diversi raccontano di questo libro come del più bel libro mai stampato. Io lo sento dire da tante persone, per cui lo dico anch'io. Diciamo che questo Polifilo in qualche modo ci accomuna, perché poi, qui ho fatto una piccola spoilerata, poi sì, ho anticipato una piccola parte di quello che dirà Antonella. Mi fermo qui perché non voglio portare via tempo al resto dell'incontro e lascio la parola a Lucia Ferrati, ringraziandola ancora per quello che fa sempre per noi, ha fatto anche per noi questa sera. Grazie. Grazie a te Brunella, sarò brevissima ma appassionata, perché a me l'onore è davvero il grande piacere chiaramente di presentare la relatrice di questa serata, Antonella Campagna, amica veramente di vecchissima data, perché abbiamo avuto l'onore di fare l'università assieme a Bologna. Da quella volta non ci siamo mai più lasciati, abbiamo continuato a stimarci a distanza, diciamo, per le nostre attività. E ad Antonella abbiamo chiesto appunto di inviarci un suo curriculum aggiornato per la sua presentazione e lei questo ci ha scritto. Allora, Antonella Campagna, pugliese di nascita e bolognese di adozione, sono arrivata a Pavia 17 anni fa per un nuovo amore. Ho un marito, due figli, un figlio acquisito con nuore e due meravigliosi nipotini e due gattoni russi. Laureata in lettere classiche all'Università di Bologna, con diploma di archivistica presso l'Archivio di Stato bolognese, sono da oltre 30 anni iscritta all'Ordine dei giornalisti albo professionisti. Per molto tempo ho lavorato con l'Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna e ho avuto un grande maestro come Nazareno Pisauri. Mi stacco un attimo dalla biografia scritta per ricordare anch'io Nazareno Pisauri, grande persona che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere. Ora lavoro presso la Biblioteca Universitaria di Pavia, dove sono responsabile dell'attività culturale didattica, della comunicazione, degli acquisti e di altri settori spesso a mia insaputa, e questo credo che caratterizzi moltissime persone che lavorano all'interno delle biblioteche, a cui sono appunto affidate responsabilità a loro insaputa. Spesso amo leggere, viaggiare, il cinema, cucinare e le amicizie che durano tutta la vita. E qui ovviamente ringrazio Antonella per queste bellissime parole. Di Antonella Campagna dirò questo io invece di più: passione, capacità, serietà, stacanovismo, e unite, come avete sentito, anche a un sanissimo senso dell'umorismo salvifico, salvavita, ecco, hanno sempre caratterizzato questa studiosa, che oggi è diventata l'anima viva e vivificante della Biblioteca Universitaria di Pavia. Antonella è riuscita in pochi anni veramente a trasformare
il luogo, questi nostri luoghi meravigliosi per noi. Avete visto prima il tifo da rock per il manoscritto 1, ecco, però sono spesso indicati come simboli del passato, della conservazione, apparentemente statici, lontani da noi, che incutono delle volte un po' di timore soltanto per i loro arredi, ecco, per questa imponenza di volumi. E invece lei nella biblioteca universitaria di Pavia è riuscita in poco tempo a farne una fucina di proposte culturali, artistiche, anche le più diverse tra di loro, quindi non solo presentando testi di letteratura, di storia, di scienza, d'attualità, di sociologia, ma anche facendo entrare prepotentemente le arti, la musica, il teatro, la pittura dal vivo, quindi azioni vive, parole vive che guardano spesso al futuro ricordando inevitabilmente il passato che circonda, ecco, che proprio ci parla dalle pareti, in un dialogo sempre necessario. Per cui io ringrazio di cuore questa amica di una vita per aver accettato questo invito di raccontarci a suo modo la storia di uno degli oggetti che noi amiamo di più nella vita, alla quale personalmente ho voluto dedicare non solo la mia vita, ma un'associazione intitolata Le Voci dei Libri, che conta un centinaio di attivisti, come li chiamo io, che intendono promuovere, contagiare, verbo di questi tempi appunto che va di moda ma in un altro senso, invece noi contagiamo all'amore della lettura e del libro, ecco, il festeggiato di oggi, più persone possibili. Quindi ti ridò la parola, grazie Brunella. Grazie, grazie Lucia, grazie davvero per tutto e anche per queste belle parole nei confronti di Antonella, che ci piace ancora di più dopo che abbiamo sentito la sua presentazione, quindi siamo ancora più curiosi di sentire, di ascoltare quello che vorrà raccontarci. Nel frattempo si è aggiunto anche il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini, che ringraziamo davvero per essere qui con noi e per voler festeggiare con noi questa ricorrenza, la ricorrenza appunto alla festa del libro, appunto, che ci piace festeggiarla anche in maniera così, insomma, anche allegra in qualche modo, anche così sentita e con una certa gioia. Ringrazio quindi Daniele Vimini di essere qui con noi e gli lascio la parola, se ha piacere di fare un piccolo saluto. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Io aggiungo tutta l'allegria che la sala del Consiglio Comunale di per sé può portare, aggiungo un po' anche della mia, che in realtà è la soddisfazione di poter portare il saluto a nome del Comune, della città, insomma, a questo momento importante in sé, con i momenti che la dottoressa Campagna ci regalerà in una giornata così importante, così significativa. Mi scuso anche per essermi collegato in ritardo, la tecnologia, anche se stasera ragioneremo magari più di analogico, ci consente di portare due saluti contemporanei, come ho potuto fare con l'orchestra a diversi convegni, ma non di dedicarci come vorremmo invece all'ascolto dei momenti, per quanto ora riesco a dedicarmi un po' di più finalmente anche all'intervento di Antonella Campagna. Volevo ringraziare naturalmente la Biblioteca Oliveriana, ma anche ovviamente le Voci dei Libri, ma in particolar modo la Biblioteca Universitaria di Pavia, rappresentata ovviamente questa sera, e per questo importante e prezioso momento. Naturalmente anche gli amici della Biblioteca Oliveriana, con Pietra, che è sempre vicino, e sostenitori in tutti i sensi, non solamente per... c'era una vecchia canzone, Friends Will Be Friends, gli amici dell'Oliveriana sono sempre amici presenti. Grazie, grazie Assessore. E quindi insomma, una giornata carica di significato come questa, ovviamente la giornata del libro, che parte, come sappiamo, l'avrete già ricordato, insomma, dagli anniversari concomitanti di Shakespeare, di Cervantes, ma in realtà, insomma, anche solo a partire da questi nomi sappiamo quanto la Biblioteca Oliveriana rappresenti, non solo in termini di patrimonio, di tesori custoditi, e non è un caso che abbiamo scelto di fare della Biblioteca Oliveriana uno degli assi anche del prossimo progetto di rigenerazione urbana, che presenteremo nelle prossime settimane, ma soprattutto speriamo di aggiudicarsi in termini di bando, così sarà, diciamo, ancora più bello presentarlo. Quindi fare, insomma, di questo gioiello di cui, insomma, andiamo tutti fieri, ma di cui a volte, insomma, parliamo anche
in maniera retorica, senza dimostrare sempre concretamente una vicinanza. Questa volta, diciamo, abbiamo cercato di farne appunto proprio un progetto che fosse un asse nella strategia di rigenerazione urbana di quella parte di città che, ovviamente, a partire dal museo, che contiamo di aprire, diciamo, entro la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno, e ovviamente tutto il patrimonio librario, che è quello che poi è festeggiato di oggi, sicuramente ha tanto da dire, tanto da dare anche in termini di relazioni. E l'appuntamento di oggi, ovviamente, immagino favorito, come anticipato anche da Lucia Ferratti, che ringrazio anche nello specifico, con la Biblioteca Universitaria di Pavia, rappresenta l'altra grande mission, una delle altre grandi mission della Biblioteca Oliveriana, che è quella di tessere rapporti culturali, rapporti scientifici, rapporti di studio con le istituzioni più importanti d'Italia, d'Europa e del mondo. E anche l'appuntamento di questa sera, a partire ovviamente dal tema Senza Tempo di Manuzio, e comunque sia del libro, e lo testimonia. Quindi grazie ancora per questa nuova iniziativa che, diciamo, non fa sentire Pesaro sola in una giornata del libro rappresentata nel migliore dei modi. Ovviamente speriamo di tornare presto a sfogliare libri in presenza, a confrontarci e anche animare le nostre biblioteche. Grazie Assessore per tutte le belle parole che ha detto, e anche per, vabbè, chiaramente il ruolo che viene immaginato, anche se, insomma, è già definito in parte, ma il ruolo anche in prospettiva che viene immaginato per il Museo Oliveriano, che appunto, come ricordavi, sarà aperto a breve, per la Biblioteca Oliveriana. Chiaramente noi accettiamo volentieri e ci mettiamo tutto il nostro impegno, anche la nostra passione, per portare avanti questo compito, e soprattutto, ecco, farlo non da soli mai, ma sempre in compagnia ottima come quella di stasera. E a questo punto finalmente direi che è arrivato il momento di lasciare la parola alla nostra ospite, e quindi Antonella Campagna, a te la parola, e poi faremo vedere un video. Non so, Antonella, se vuoi anticipare tu oppure dico qualcosa io. E faremo vedere un video, appunto, registrato da Antonella nella sala principale della sua biblioteca. Potrebbe essere che l'audio non vi arriverà perfettamente, dovrete stare attenti, perché purtroppo la tecnologia in certi casi ci aiuta, in altri invece, insomma, mostra anche qualche limite, qualche piccolo problema. Però noi ce la mettiamo tutta, chiaramente, per dare il meglio. E niente, Antonella, finalmente è il tuo turno. Grazie. Grazie Brunella. Allora, io volevo ringraziare Brunella, volevo ringraziare l'assessore Daniele Vimini, volevo ringraziare la mia carissima amica Lucia Ferratti per averci coinvolto in questa avventura. È la prima volta, credo, che un'intera biblioteca storica, noi siamo nati nel 1778, si trasferisce in un'altra città. Perché, diciamo, il tentativo del nostro filmato è quello proprio di portarvi a fare una visita guidata del Salone Teresiano, che è appunto la sala storica della biblioteca, e dei nostri manoscritti. Attraverso i nostri manoscritti raccontare una breve storia del libro, a partire dal più antico che noi possediamo, che è dell'undicesimo secolo, quindi un manoscritto che ha più di 1000 anni, fino appunto ad arrivare ad Aldo Manuzio, che è stato davvero l'inventore del libro. E poi vedremo perché tra un po' ve lo racconterò. Io vi porto i saluti ovviamente della mia direttrice, la dottoressa Cecilia Angeletti, vi porto i saluti di tutti i miei colleghi e della mia città, e perché quello che dice Lucia è vero, e cioè la biblioteca universitaria è diventata nel tempo una piazza della nostra città, una piazza in cui si recita, si canta, si suona, presentano libri, e dove appunto Giuliano è venuto a dipingere, l'unico che è venuto a dipingere. Allora, io vi auguro un buon ascolto, spero che l'audio è un po' metallico, ma spero che diciamo possa andare bene, e direi che possiamo senz'altro partire col filmato. Vi do il benvenuto nella Biblioteca Universitaria di Pavia. Bene, allora grazie ancora ad Antonella per questa visita
visita guidata alla Biblioteca Universitaria di Pavia, come ho già detto all'inizio, lo ridico anche adesso, che speriamo veramente che questa visita possa diventare reale il prima possibile. E adesso farò partire il video, spero senza inciampi tecnologici. E prima di farlo, però, chiaramente un saluto a tutti, anche da parte del presidente dell'Ente Olivieri, Fabrizio Battistelli, che non poteva essere presente oggi con noi, ma che chiaramente sostiene moltissimo, insomma, questa iniziativa. Porto i saluti in particolare ad Antonella Campagna, la ringrazio per la sua collaborazione, oltre chiaramente a tutti gli ospiti che sono presenti questa sera. E provo a condividere il video. Buongiorno e benvenuti nel Salone Teresiano della Biblioteca Universitaria di Pavia. Io sono Antonella Campagna, sono la responsabile delle attività culturali e didattiche della biblioteca e diciamo anche a nome della nostra direttrice Cecilia Angeletti e di tutti i miei colleghi vi auguro una bellissima giornata del libro e del diritto d'autore. Come sapete è stata scelta come data simbolica il 23 aprile, data della morte nel 1616 di tre dei più grandi scrittori della letteratura mondiale, e cioè Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega. Dal 1996 si festeggia quindi appunto il libro, ma la tradizione risale a ben prima, perché già all'inizio del 1900 in Catalogna si usava regalare per ogni libro acquistato una rosa a una donna. Allora la festa si chiamava la giornata del libro e delle rose, molto diciamo suggestivo come titolo. Io voglio anzitutto ringraziare il presidente dell'Ente Olivieri di Pesaro, Fabrizio Battistelli, la direttrice della Biblioteca Oliveriana di Pesaro, Brunella Paolini, e la presidente dell'Associazione Le Voci dei Libri, Lucia Ferrati, che tra l'altro è una delle mie amiche storiche, per averci coinvolto per festeggiare insieme questa giornata. Abbiamo pensato di farlo attraverso una breve storia del libro, raccontata con i nostri manoscritti che vedete alle mie spalle. Prima di cominciare però vorrei dirvi due parole su dove siamo. Come vi ho detto, siamo nel Salone Teresiano. Il Salone Teresiano si chiama così dalla fondatrice della biblioteca, cioè Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa, diciamo sovrana dell'impero austro-ungarico, di cui faceva parte nel Settecento la Lombardia e ovviamente anche Pavia, è una donna di grandissima intelligenza, non di grande cultura, ma di grandissima intelligenza. Nonostante i 16 figli, riesce a fare delle riforme assolutamente straordinarie. Parliamo ad esempio della riforma del catasto, che costringe diciamo anche i nobili a pagare le tasse sulle proprie proprietà. Parliamo della riforma dell'istruzione. Maria Teresa introduce l'istruzione primaria obbligatoria e paga l'istruzione pubblica con i proventi della Compagnia di Gesù, che era stata da poco abolita. Parliamo della riforma universitaria, che è quella che ci interessa di più. È un'università che quest'anno compie 660 anni, nata nel 1361 ed era allora l'unica università lombarda, perché a Milano l'università nasce solo agli inizi del Novecento. Questa università aveva subito un decadimento durante il periodo spagnolo. Maria Teresa decide di restituire all'Università di Pavia e alle altre università dell'impero il massimo del loro splendore. Perché? Perché aveva bisogno di buoni funzionari per il suo impero, quindi era una buona motivazione la sua. Parte con il coinvolgere i maggiori diciamo studiosi del momento, non solo in Italia ma in Europa. Vi parlo di persone come Alessandro Volta, che arriva giovanissimo a Pavia come professore di fisica sperimentale, insegna a Pavia per 40 anni e proprio a Pavia
Maria scoprirà la sua invenzione più importante e più importante per la storia dell'umanità, che è la pila. Parliamo di Ugo Foscolo, docente di retorica qui a Pavia, parliamo di Antonio Scarpa, magari il personaggio meno noto per i non addetti ai lavori, ma diciamo, un grande medico, un grande anatomista e diciamo, il riformatore della scuola medica pavese, che avrà risultati eccellenti e li ha tuttora, tanto da avere primo Nobel per la medicina italiano, Camillo Golgi, nel 1903, proprio qui a Pavia. Ovviamente a questi grandissimi Maria Teresa offre, ovviamente no, perché di solito non è così, ma invece lei offre il meglio sul mercato e quindi i migliori strumenti, diciamo i migliori spazi, le aule storiche dell'università portano i loro nomi ed erano le aule in cui loro facevano lezione, l'aula Foscolo, l'aula Volta, l'aula Scarpa, e offre loro una biblioteca. Perché? Pavia, una biblioteca non c'era più. Pavia, dalla metà del 300 alla data del 1499, aveva avuto una biblioteca straordinaria, seconda solo alla biblioteca della Chiesa. Pensate che al Castello Visconteo, la biblioteca Visconteo appunto, possedeva quasi 1000 volumi. Quasi 1000 manoscritti, ovviamente, perché allora si parlava solo di manoscritti. Purtroppo, con la discesa dei francesi e la fuga e la cattura di Ludovico il Moro, i francesi portarono via da questa biblioteca 400 manoscritti e gli altri andarono dispersi. Pensate che noi in biblioteca ne abbiamo solo uno, che adesso vi faccio vedere. Sappiamo che è un manoscritto della Biblioteca Viscontea perché, diciamo, nella prima pagina, la pagina miniata, c'è lo stemma dei Visconti. Lo stemma dei Visconti è riconoscibilissimo, è il famoso serpente, diciamo, drago con il bimbo tra le fauci, e risale alla leggenda, diciamo, che ha nobilitato la famiglia dei Visconti, e cioè che uno dei Visconti avesse salvato un bambino da un mostro lacustre, diciamo che li divorava, che divorava i bambini. Maria Teresa chiama a progettare il Salone Teresiano uno dei più grandi architetti del momento, Giuseppe Piermarini. Pensate al Teatro alla Scala di Milano, pensate alla Reggia di Monza, pensate a metà dell'intera costruzione dell'Università di Pavia. Piermarini costruisce appunto il salone sfruttando l'altezza totale della stanza grazie al ballatoio. Il nostro è un ballatoio particolare perché è un ballatoio bombato, il che ha una funzione estetica ma anche una funzione pratica, perché consentiva più facilmente di tirare fuori i libri che erano in basso. Il ballatoio, è ovviamente quello che vedete è quello originale, era sormontato da delle cimase, degli elementi ornamentali, su cui erano posizionate le classi dei libri contenuti. L'intero salone era diviso in 10 classi, che diciamo, corrispondevano al sapere umano secondo la classificazione illuminista. Maria Teresa era una sovrana assoluta, ma aveva idee molto moderne. Agli inizi del 1800, nel 1820, i volumi sono già 50.000, quindi il salone è già insufficiente. L'università è costretta a cedere altre sale alla biblioteca e altri spazi. Noi attualmente abbiamo un patrimonio di circa 560 volumi, 560.000 volumi a stampa, oltre a carte geografiche, stampe, incunaboli, cinquecentine, e a due collezioni importanti di manoscritti. E veniamo a noi. Le due collezioni di manoscritti sono il Fondo Aldini e il Fondo Ticinesi. Il Fondo Ticinesi, diciamo che comprende oltre 800 manoscritti, è quello che riguarda Pavia e il territorio. Il più prezioso è il Fondo Aldini. Il Fondo Aldini si chiama così dal nome del precedente possessore, il professor Pier Vittorio Aldini, che era un diciamo, straordinario collezionista di manoscritti e che per fortuna, una volta deciso di vendere la sua collezione, la vendette integralmente alla biblioteca. Così entrarono in biblioteca oltre 300 manoscritti, che poi sono cresciuti nel tempo con altre acquisizioni, diciamo, manoscritti per
per la maggior parte miniati, quindi manoscritti di grande importanza e di grande bellezza. Partiamo quindi, diciamo, per la nostra avventura, per il nostro viaggio, all'interno della storia del libro. La prima cosa che faccio è mettermi i guanti. Mi metto i guanti perché i manoscritti, i codici medievali, sono, diciamo, almeno quelli che possediamo noi, sono tutti in pergamena. L'altro materiale scrittorio molto usato nell'antichità, diciamo, era il papiro, ma il papiro è un materiale, diciamo, eterno, con certe condizioni di calore e umidità, che sono quelle africane, quelle egiziane, da cui il papiro, diciamo, nasce, ma che in Europa dura solo 300 anni, mentre la pergamena è un materiale praticamente indistruttibile. Teme solo l'acqua e il fuoco, per il resto è indistruttibile. Diciamo, c'è poi una questione pratica per la nascita della pergamena, perché a un certo punto i faraoni decisero di proibire, diciamo, la esportazione del papiro, e quindi a Pergamo, diciamo, il re decise di inventare un nuovo materiale scrittorio, che è appunto la pergamena. La pergamena è pelle di animale, ovviamente pelle soprattutto di pecora, ma anche di altri animali. Più gli animali erano giovani, più la pergamena è raffinata. La pergamena teme il contatto con le mani, perché le cellule epiteliali la sporcano. Quindi la prima cosa che io faccio è mettermi i guanti. E vi mostro il più antico dei manoscritti da noi posseduti. È un Enchiridion. Enchiridion vuol dire, diciamo, viene dal greco e vuol dire manuale, manuale nel senso anche che si tiene in mano. Vedete, il formato è un formato piccolo. Questo manoscritto è della fine dell'undicesimo secolo e quindi ha oltre 1000 anni. La, diciamo, la legatura non è originale, vedete, è restaurata, ma cominciamo subito a vedere qualcosa di particolare. I fogli di guardia, cioè i primi fogli che proteggevano il manoscritto, come vedete sono provenienti da un altro manoscritto, è carta riciclata, è pergamena di riciclo. Vedete, sono in orizzontale, non in verticale, diciamo, la scrittura è molto più grande, il manoscritto vero e proprio comincia da qui. Perché questo? Perché la pergamena era un materiale costosissimo, non si gettava mai via niente della pergamena. Per fare un codice di grandi dimensioni come questo alle mie spalle ci voleva un intero gregge. Quindi la pergamena, quando un codice si sfogliava, si rovinava, veniva sempre riutilizzata. Qui comincia il nostro manoscritto. La prima cosa che vi voglio mostrare è il fatto che ovviamente la pergamena, essendo pelle di animale, aveva un lato pelo e un lato carne. E quindi da una parte era molto più chiara, molto più lucente come questa ed era il lato carne, dall'altra era molto più scura, si vedevano addirittura i pori della pelle ed è il lato pelo. C'è una legge studiata dai paleografi, si chiama appunto legge di Gregory, per cui i manoscritti avevano sempre lo stesso tipologia di lato pelo o lato carne su entrambe sulle due carte prospicenti. Quindi questo è tutto quanto lato pelo, questo è tutto quanto lato carne, si vede benissimo. Questo manoscritto è rigato a secco, ovviamente la pergamena veniva trattata, messa nella calce viva per togliere il pelo, veniva raschiata, veniva tirata, dopodiché venivano tagliati i fogli e venivano rigati per consentire la scrittura. La rigatura di questo manoscritto è una rigatura a secco, si vedono, se vedete, i buchi, i fori, diciamo, per dare le distanze delle righe nel bordo del manoscritto. Questo manoscritto contiene degli scritti di Sant'Agostino e veniva portato dai monaci nei loro viaggi per studiare, è un manoscritto di studio. Viene chiamato Codice da Bisaccia, proprio perché i monaci lo mettevano, avete presente Robin Hood, nella bisaccia insieme al pezzo di pane prima di cominciare a viaggiare. Un'altra cosa interessante che voglio farvi vedere di questo manoscritto è il fatto che a un certo punto c'è un buco. Questo buco non è dovuto all'usura del tempo, è un buco
preesistente, nel senso che quando è stata trattata questa pergamena si è bucata, si è rotta, o forse era addirittura una ferita precedente della stale. Ma lo sappiamo perché il testo corre intorno al buco, cioè non c'è nessuna lacuna nel testo. E questo è sempre per dirvi che non si buttava mai via niente, quindi anche una pergamena con un foro veniva utilizzata. Ultima cosa, questa è una, diciamo, un manoscritto molto bello, molto chiaro, con una bellissima scrittura. Come vedete all'inizio l'inchiostro è più scuro, ci sono tre mani di copisti in questo manoscritto, nella seconda parte l'inchiostro è più chiaro, ma che cosa fa? Il copista alla fine lascia la ricetta dell'inchiostro nero, lo lascia per coloro che copieranno in futuro questo manoscritto. La ricetta dell'inchiostro era noce di galla, che sono delle escrescenze vegetali che contengono acido gallico, bollita in acqua. Quindi anno 1000, Enchiridion, il manuale, questo è il manoscritto più antico che noi possediamo. Abbiamo detto che la pergamena non si buttava. Vedete questo manoscritto? Questo manoscritto era un antifonario. Era un manoscritto di musica ecclesiastica. Ve lo posso far vedere perché le due pagine di guardia sono staccate da questo manoscritto, quindi non danneggio nulla. Era fatto in questo modo, quindi c'era un pentagramma con le note come allora venivano utilizzate, anzi questo non è un pentagramma, è un tetagramma credo, con le note così come venivano utilizzate, cioè i neumi. Un signore, il cui nome è Ubertino da Casale, decide di scrivere un libro, ma non ha i soldi per la pergamena. Cosa fa? Fa raschiare completamente l'antifonario sulla pergamena raschiata. Fa scrivere il suo libro. Come facciamo a sapere questo? Lo sappiamo prima di tutto perché diciamo attualmente si può leggere quello che c'è scritto sotto grazie alla lappa di Dibut, ma guardate queste pagine, vedete che nei bordi si vede ancora quello che era la struttura preesistente dell'antifonario? Il codice inizia con una bellissima pagina con una miniatura e una cornice floreale e diciamo molto bella è anche la legatura. La legatura era fatta con piatti di legno e poi di cartone ricoperti da cuoio impresso e con delle borchie che servivano sia per proteggere il manoscritto se cadeva, sia perché i manoscritti venivano tenuti in orizzontale. Quindi le borchie creavano un spessore, diciamo, in modo tale che la pergamena potesse respirare. Quindi questo manoscritto si chiama palinsesto, dal greco palin, di nuovo, psao, raschiare. Questa pergamena è stata totalmente raschiata per creare una nuova opera. Il palinsesto può essere una tragedia, perché certe volte venivano raschiate opere importantissime per scrivere opere di molto minor pregio. Abbiamo parlato tanto quindi del fatto che la pergamena fosse costosissima. Guardate ad esempio questo manoscritto, questo è un messale, diciamo veniva utilizzato durante la messa, quindi contiene la liturgia, contiene la musica, contiene questa magnifica miniatura. È una miniatura a tutta pagina rappresenta una crocifissione con le figure canoniche che sono la Madonna e San Giovanni. La cosa invece poco canonica e molto lombarda è il cielo stellato e la raffigurazione di una città medievale, anche se secondo alcuni l'origine del miniatore non è lombarda ma veneta, perché tra gli edifici c'è una cupola. Parliamo un attimo dei miniatori. Abbiamo parlato dei copisti che lavoravano appunto sui fogli di pergamena sciolti, non rilegati, lasciando la parte vuota, la parte che doveva essere miniata. Dopodiché intervenivano i miniatori.
miniatori. I miniatori erano veri e propri artisti, purtroppo non si firmavano, ma erano gli stessi artisti che producevano le tavole, gli affreschi, diciamo, gli storici dell'arte riconoscono lo stile. In questo caso, diciamo, il miniatore è stato individuato come probabilmente il maestro delle vite imperatorum. E abbiamo detto che non si firmavano, vengono riconosciuti con l'opera più importante che hanno miniato. Quindi questo artista ha miniato le Vite Imperatorum e viene quindi chiamato maestro delle Vite Imperatorum. Vi faccio adesso vedere dei manoscritti meravigliosi e chiudiamo con la parte ecclesiastica. Data la ricchezza, dato il costo, dato il fatto che pochissima gente era in grado di leggere, i manoscritti erano presenti solamente nelle regge, nei conventi e, una volta che cominciano a esistere, nelle università. L'unico manoscritto che avremmo potuto trovare in una casa privata molto ricca, è questo. Questo qua è il più piccolo dei nostri manoscritti, è l'Aldini 1, la numerazione va in base al formato, ecco, quindi questo è il più piccolo, l'Aldini 1, e questo è un libro d'ore, cioè un libro di preghiere. Si chiamavano libri d'ore perché la prassi voleva che si pregasse ogni 3 ore, 8 volte al giorno. Quindi questi libri servivano ad aiutare soprattutto le fanciulle, che erano le più, diciamo, costrette alla devozione, diciamo, sapere quali preghiere fare durante il corso della giornata. Perché possiamo dire che questo manoscritto avremmo potuto trovarlo in una casa privata? Perché questo manoscritto veniva spesso donato dai padri alle figlie come parte della dote, ovviamente padri molto ricchi. Questo ce ne dà proprio la prova, in quanto abbiamo una dedica, una nota di possesso finale che dice fatto da me, Cristoforo De Zoboli, Ferrara 1481, quindi è un manoscritto datato, cosa molto rara, per 4 ducati d'oro e donato alla mia unica figlia Giulia De Zoboli. Quindi era il dono di un padre, diciamo, alla figlia, probabilmente in occasione delle nozze. Questo manoscritto contiene molte miniature, non è facile perché è molto piccolo, quindi non è facile aprirlo, però ve ne faccio vedere almeno una, diciamo la prima, che è diciamo una Madonna col bambino. La miniatura è contenuta nella prima lettera della parola, ma in realtà la prima pagina è tutta decorata. Come vedete c'è una bellissima cornice tutta decorata con anche diciamo elementi floreali. Manoscritto ecclesiastico che vi faccio vedere è sempre un libro d'ore, diciamo interessante, perché questo era secondo lo stile ambrosiano, mentre e non secondo la Chiesa di Roma. Di questo libro, anche questo libro d'ore è meraviglioso, con miniature straordinarie. Guardate, questa qui è un'Annunciazione, una bellissima miniatura, diciamo, che diciamo la cui cornice prende l'intera pagina. Ma di questo io vi volevo far vedere una miniatura straordinaria che rappresenta Santa Monica. Perché è interessante? Perché, come vi ho detto, dopo la fine del lavoro del copista veniva lasciato lo spazio vuoto per il miniatore. Nello spazio vuoto veniva messa una lettera di guardia per far capire al miniatore quale lettera doveva dipingere, e anche il nome della personaggio che doveva essere rappresentato. Dopodiché queste informazioni venivano cancellate. In questo caso si sono scordati di cancellarla, per cui qui sopra c'è scritto Santa Monica. Tra l'altro, guardate la diciamo raffinatezza di questa miniatura, anche questa probabilmente ascrivibile al maestro delle Vite Imperatorum, che è stato uno dei più grandi miniatori dell'Italia settentrionale del periodo. Ovviamente, diciamo, i manoscritti erano l'unico strumento di trasmissione, non solamente per, diciamo, i codici ecclesiastici, ma per l'intero sapere, e quindi, ad esempio, anche per il sapere scientifico. Questo qui è un meraviglioso codice ed è un erbario. È un erbario che contiene 154 illustrazioni di piante e poi ricette varie con cui, diciamo, con le quali utilizzare queste piante. Anche qui, diciamo,
date un'occhiata, il codice è del 1300, la legatura è del 1400, però riprende, diciamo, riprende i piatti originali, è un codice restaurato, si vede immediatamente perché, come vedete, il dorso ha un colore diverso. E, diciamo, guardate quello che vi ho già raccontato, le borche e così via, e cominciamo a guardare queste piante. I colori sono straordinari. Le piante, dunque, dobbiamo pensare che siamo nel 1300. La scienza ha ancora un sapore di magia. La descrizione delle piante comprende radici a forma di drago, comprende, diciamo, draghetti legati appunto alle piante stesse. Guardate che colori, meravigliosi. Pensate che, diciamo, siamo nel codice del 1300. E poi c'è una pianta che io mostro sempre a, durante le mie attività didattiche, diciamo, che è la mandragora. Allora, la mandragora per i bambini è ovviamente Harry Potter, per i più grandi è Machiavelli. Comunque, in Harry Potter, rifacendoci, perché diciamo queste sono le cose che aiutano poi a mantenere l'attenzione, in Harry Potter la mandragola è una pianta che ha una radice a forma di uomo e che quando la tiri fuori urla. Urla e, diciamo, fa un urlo mortale da cui bisogna difendersi. Guardate l'illustrazione della mandragola. Vedete che c'è l'uomo che si tiene chiuse le orecchie per non impazzire. Vedete che c'è un cagnolino che aiuta a tirarla fuori, perché questa è la radice della mandragola, quindi molto più grande rispetto alla pianta. E c'è anche una zappa che serve per, diciamo, scavare il terreno. Questa è una delle illustrazioni più belle e più particolari di questo codice. Come vi dicevo, oltre alle 154 tavole, sfogliandole, diciamo, è solo da meravigliarsi per la bellezza di questo codice, ci sono le ricette. E alcune ricette alla Chiesa non piacevano, per cui abbiamo intere pagine di questo codice che sono state abrase, non per essere riscritte, ma per censurarle. Qua comincia già dai codici del 300 la censura. La censura che fa sì che queste pagine siano state tutte abrase, non solo, alla fine scrivono anche proibitum est. Quindi è chiaro che è stata una scelta della Chiesa per, diciamo, rendere impossibile la lettura di una delle ricette. Possiamo dire questo che la censura ecclesiastica continua fino al 1966. Il 1966 è l'anno dell'ultima pubblicazione dell'Indice dei Libri Proibiti. È una, molto interessante andare a sfogliare l'Indice dei Libri Proibiti del Novecento, perché ci si ritrovano tutti gli scrittori che tutti noi abbiamo letto. Quindi dal 1966 questa storia è finita. Adesso siamo arrivati al codice più bello della nostra biblioteca. Il codice più bello della nostra biblioteca è l'Aldini 74. Il titolo è Ars Sive Doctrina, Transmutazione Metallorum. Viene considerato il primo, è un manuale illustrato di chimica e alchimia, datato, perché è datato 1461, ed è una vera meraviglia. Questo codice è stato molto studiato, è stato molto prestato, è andato in diverse mostre sia in Italia che all'estero. Vi dico solo che all'inizio del Novecento fu prestato per una mostra a Torino e fu assicurato per 2.000 lire, che corrispondono a 800.000 euro attuali. Guardate, c'è poco da dire, è solo una meraviglia. Le prime pagine sono decorate a penna, e hanno delle decorazioni apotropaiche. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo signore, dovendo occuparsi di una materia così scabrosa come l'alchimia, che è appunto la chimica, quindi tutte cose che potevano dar fastidio, potevano sfociare in accuse di magia e così via, invoca su di sé la protezione della Madonna, di Santa Caterina, di Santa Lucia, è come se dicesse: io sono un'ottima persona, sono uno scienziato, però per favore non cancellate il mio libro e non bruciatemi. E dopodiché comincia il codice. Il
codice viene anche ricordato come il codice Oldani, perché questo è il, ce ne sono parecchi durante nel corso del codice, è lo stemma della famiglia Oldani, una famiglia milanese. Quindi abbiamo anche una sicura origine milanese. Allora, ho segnato alcune diciamo pagine particolarmente belle da farvi vedere. Anzitutto, come vedete, bellissima la scrittura, bellissima la pergamena, molto molto raffinata. Come vedete, già nel bordo delle pagine ci sono le illustrazioni. Le illustrazioni in cui il maestro indica all'allievo che cosa fare. In questo caso c'è un forno con un becco Bunsen e ci sono queste mani che indicano che questo paragrafo è molto importante. Il codice è uno dei miei preferiti anche perché è pieno di manine. Io non so voi come abbiate studiato, io quando studiavo a bordo pagina segnavo importante, guarda, nota, ecco, ecco come lo fanno loro. Queste sono le manine che indicano i pezzi importanti. Nota, nota bene. Poi ovviamente sotto ci sono le illustrazioni. Il codice è pieno, ce ne sono tantissime, una più bella dell'altra, una diversa dall'altra. Qui c'è anche di nuovo lo stemma della famiglia Oldani. Non solo, poi cominciano le illustrazioni vere e proprie. Le illustrazioni vere e proprie, eccole, diciamo, illustrano strumenti tuttora utilizzati nell'ambito degli esperimenti chimici. Non lo dico io che sono laureata in lettere classiche, lo dice il professor Mellerio, che anzi salutiamo, un professore di chimica andato in pensione da poco dell'Università di Pavia, che ogni volta che arrivano in università, per esempio i due premi Nobel per la chimica che sono venuti a trovarci, li porta in biblioteca per fargli vedere questo codice. È un codice straordinario. Guardate i colori di queste illustrazioni. Le vetrerie con il tentativo di far vedere, di dare la trasparenza del vetro. Cioè, è un codice straordinario. Benissimo, quindi abbiamo parlato di scienza, adesso parliamo di letteratura. E per parlare di letteratura, ovviamente, cosa potevamo scegliere? Quest'anno è l'anno di Dante, 700 anni dalla morte del poeta, abbiamo festeggiato il Dante Dì, ci siamo imbarcati con noi come biblioteca in una pazzesca avventura che è un Dante al Dì. Dal 20 febbraio sulla diciamo pagina Facebook della biblioteca viene recitato un canto di Dante, finiremo il 30 di maggio perché recitiamo tutta la Divina Commedia e quindi questa è la Divina Commedia. La legatura non è originale ovviamente, però è in pergamena, quindi. Però guardate, questa Divina Commedia è una Divina Commedia, diciamo un libro di studio, vedete? Non è un codice diciamo miniato, ornato, ci sono solamente le iniziali in rosso dei canti e le iniziali barrate in rosso delle terzine. Però diciamo la Divina Commedia ha una storia particolare. Perché? Perché noi non abbiamo il manoscritto di Dante. Dante scrive la Divina Commedia durante l'esilio, praticamente finisce di scriverla nei giorni della sua morte, insomma dura fino al 1321, ecco, la stesura della Divina Commedia. L'autografo di Dante, cioè la Divina Commedia scritta da Dante stesso, questa è la differenza tra manoscritti e autografi, cioè il manoscritto è chiunque scriva a mano qualcosa, autografo è l'autore che scrive a mano la propria opera, quindi. L'autografo di Dante non è mai stato ritrovato e quindi le versioni più antiche sono le più importanti perché quelle che cumulano meno errori. I copisti quando copiavano facevano errori, è normale. Uno degli errori più comuni si chiama sodum memo mem, e cioè salto dalla stessa parola alla stessa parola. Voi pensate di avere un libro, lo guardate, copiate, lo guardate, copiate, c'è una stessa parola, amore, diciamo a 10 righe di distanza, quelle 10 righe voi le potete saltare. Questo vuol dire che il copista successivo non le trova e non le copia, quelle 10 righe sono perse per sempre. Per fortuna non è così.
Dante è stato immediatamente capita la sua grandezza. Ci sono tantissime copie della Divina Commedia, quindi c'è la possibilità di cercare di avvicinarsi il più possibile all'originale, e dalla seconda metà del Trecento il copista e il più grande diffusore e promotore di Dante diventa Boccaccio. Pensate che la commedia si chiama Divina perché così l'ha chiamata Giovanni Boccaccio. E quindi è una bella emozione avere in mano un manoscritto della Divina Commedia. Ok, benissimo. Adesso diciamo chiudiamo gli occhi perché cambia tutto. Siamo in Germania, siamo nella metà del 400, l'economia comincia a svilupparsi, c'è bisogno di più gente che sappia leggere e scrivere, c'è bisogno di più libri, c'è bisogno di più libri. Per fare i libri ci vuole un sacco di tempo. Pensate che il più importante manoscritto miniato italiano, che è la Bibbia di Borso d'Este, conservata alla Biblioteca Estense di Modena, vi consiglio di andarla a vedere perché è una meraviglia, noi abbiamo tutti i documenti archivistici sulla Bibbia di Borso d'Este, ci vollero 6 anni per farla. E Borso d'Este la pagò la metà di quanto aveva pagato il suo ducato. Pensate cos'era fare un manoscritto. Un orafo, Johannes Gutenberg, ci prova e trova il modo di rendere molto più veloce la produzione dei libri. Come fa? Lo fa con i caratteri mobili. Già prima di Johannes Gutenberg veniva utilizzata la stampa, ma le matrici erano matrici di legno, erano xilografie. Le matrici di legno, dopo uno o due utilizzi, si rompevano e quindi praticamente la meccanizzazione era molto poco il risparmio, l'accelerazione di tempo e così via. Invece Johannes Gutenberg costruisce dei caratteri mobili, perché come vedete i caratteri sono questi, cioè Ogni lettera aveva il suo carattere, ovviamente non uno, ha tanti, perché per fare una frase non è che ci basta una A, ce ne vogliono tante. Queste lettere venivano inserite in, come qui vedete, dei binari. I binari sovrapposti costituivano una pagina. La pagina veniva inchiostrata con i rulli di inchiostro, dopodiché veniva pressata con una pressa che era quella con cui veniva fatto il vino e l'olio, pressata su carta. Su carta, perché diciamo la pergamena è troppo costosa per fare questo lavoro in tante copie, capite? Grazie a questo sistema i caratteri erano riutilizzabili. Una volta finito di stampare il libro, liberavano dalla loro impalcatura e venivano utilizzati per fare altri libri. Questa è una straordinaria rivoluzione. In 3 anni Johannes Gutenberg con il suo socio Johann Fuchs produce 180 copie della sua Bibbia, il primo libro a stampa è la Bibbia di Gutenberg, 180 copie, di cui 140 su carta e 40 in edizioni extra lusso su pergamena. Di queste 180 copie sono attualmente rimaste solamente 49 copie, quasi tutte nei paesi germanici, insomma, perché lui era tedesco, e poi in America perché lo hanno tanti soldi. La Bibbia di Gutenberg è stata inserita nel 2001 nella Memoria del Mondo, viene considerata una dei capolavori dell'umanità, soprattutto perché ci cambia la vita. Tutto quello che abbiamo detto sul fatto che i libri erano solamente nelle chiese, nelle regge, nelle università e così via, comincia a cambiare. I libri cominciano a diffondersi. La tiratura di Gutenberg è 180 copie in 3 anni. Qualche anno dopo, il grandissimo editore di cui poi parleremo, Aldo Manuzio, fa tirature mensili da 1000 copie. Siamo alle tirature attuali. I primi libri a stampa, quelli stampati tra il 1455 e il 1500, si chiamano incunaboli. Incunaboli dalla parola latina cuna, che vuol dire culla, perché sono la culla della stampa, cioè non sono ancora quello che poi noi adesso conosciamo come libro stampato.
Il modello dei libri a stampa erano i manoscritti. Quando loro cominciano a stampare, diciamo, vogliono somigliare il più possibile a un manoscritto. Questo qui è un incunabolo, è un incunabolo che si chiama Hortus Sanitatis, è stampato nel 1491. Se io non vi avessi detto che è un libro a stampa, guardandolo sembrava un manoscritto. Non c'è il frontespizio, cioè non c'è il titolo, non c'è niente, parte direttamente il testo. Vedete che qui c'è lo spazio vuoto con la letterina di guardia? Questo spazio vuoto era per il miniatore, era la O che doveva essere fatta dal miniatore per completare il testo. Non solo, questo libro è totalmente illustrato, le illustrazioni sono delle xilografie, cioè sono, io dico ai bambini, i timbrini, come i timbrini di legno che vengono utilizzati per giocare, sono xilografie ma sono tutte dipinte a mano. Quindi questo libro è vero che è un libro a stampa, ma ha ancora moltissimi elementi manoscritti e soprattutto ha ancora del manoscritto l'unicità. Questo libro è ancora unico, tutti i manoscritti sono unici, perché ci sono gli errori, perché cambiano le decorazioni, perché cambia la scrittura, cambia il copista. Quindi nessun manoscritto è uguale a un altro, può essere uguale, diciamo, è uguale il contenuto. La Divina Commedia è sempre la Divina Commedia, no? Però due manoscritti della Divina Commedia non saranno mai uguali tra di loro, mai. E questo avviene anche per gli incunaboli. Soprattutto per i primi incunaboli. Guardate qui, guardate queste meravigliose pagine, questa qui è la parte che riguarda gli animali, abbiamo detto Hortus Sanitatis, cioè un'enciclopedia scientifica su piante, animali e minerali. Guardate che meraviglia, tutta dipinta a mano. Ma la cosa che vi voglio mostrare è il fatto che io ne ho un'altra copia in cui le illustrazioni sono diverse, non sono dipinte. Ecco, qui abbiamo la parte dei De Animalibus. È lo stesso libro, è la stessa edizione, è la stessa stampa. La pagina, diciamo, completamente decorata manca. L'illustrazione non è decorata. In compenso, qui ci sono le due iniziali miniate, che qui mancano. C'è solo la parte bianca. Come vedete, ha la stessa caratteristica dei manoscritti, e cioè l'unicità. Tutto, diciamo, cambia nuovamente quando arriva lui, quando arriva Aldo. Aldo Manuzio è, diciamo, un umanista, è un uomo di grande cultura, conosce e parla fluentemente il greco antico, comincia con il fare l'istitutore in giro per l'Italia, a un certo punto non si sa perché, decide, va a Venezia e comincia a stampare. Nel 1494 apre la sua stamperia, ma non è una stamperia, è per la prima volta una casa editrice. Fino ad allora i tipografi sceglievano i libri da stampare in base alle necessità delle scuole, in base a, diciamo, libri su commissione. Lui no, lui comincia con una linea editoriale e comincia con lo stampare proprio i greci, i classici greci, le grammatiche, i dizionari greci che servivano per insegnare questa lingua che lui riteneva fondamentale. Aldo Manuzio fa tutta una serie di innovazioni che cambiano la faccia del libro, lo rendono simile a quello che abbiamo. Le miniature avevano anche una funzione di segnalibro, perché nei manoscritti la punteggiatura non era quasi usata, veniva usato pochissimo il punto, ma quasi non c'era la punteggiatura. Aldo Manuzio mette a posto la punteggiatura, il punto, la virgola, l'apostrofo, inventa il punto e virgola. Aldo Manuzio pubblica il suo primo catalogo del 1498 e sono le edizioni greche, poi pubblicherà un secondo catalogo con le edizioni latine e in volgare. Aldo Manuzio numera per la prima volta le carte, le pagine, quindi il fronte e il retro. Aldo Manuzio crea il carattere corsivo, lo fa creare a un suo amico sempre orafo, notate che tutti i grandi tipografi sono stati orafi, che si chiamava Francesco Griffo, bolognese, lui glielo disegna, glielo spiega, glielo costruisce e Francesco lo crea.
Aldo Manuzio crea il tascabile. Tra il 1501 e il 1505 pubblica ogni mese un classico della letteratura greca e latina e anche volgare. Questo è il formato diciamo tascabile. In questo volume vediamo per la prima volta il frontespizio. Vedete che qui c'è il frontespizio. Il frontespizio è la carta d'identità del libro, quella in cui c'è l'autore, il titolo, l'editore. Lui ha anche la sua marca editoriale. È la prima, il primo logo della storia. Questo diciamo logo che rappresenta una ancora al quale è avvolto un delfino. Aldo lo utilizza probabilmente prendendolo da una moneta che gli aveva regalato Pietro Bembo, e il suo motto è Festina Lente, e cioè fai le cose con rapidità, con inventiva, ma falle con accuratezza, con lentezza. Quindi questo è diciamo il logo di Aldo. E poi questo è il libro. Queste sono le Eroides di Ovidio. Vedete? Il testo del classico senza nessun commento, solo il testo. Questo è un libro che io mi posso portare dietro. Ci sono delle dediche di Aldo in cui lui diciamo accompagnava i suoi tascabili dicendo: quando ti riposi durante la battaglia puoi leggere questo. Questo prima non era assolutamente possibile. Adesso vi mostro com'erano i classici prima di Aldo. Questo è Svetonio, sono le Vite dei Cesari di Svetonio, è stampato a Venezia nel 1496, quindi siamo a qualche anno da Aldo. Questo è il testo di Svetonio, tutto il resto è commento. Capite? Cioè, leggere i classici era praticamente solo, per gli studiosi, perché nessun altro. E poi erano libri che dovevano essere messi sul leggio, dovevano essere letti in biblioteca. Questo è il testo e tutto il resto è commento. Avete presente quello che abbiamo visto prima? Questo è Ovidio, uno se lo porta dietro e può leggere Ovidio. Lui fa nascere il concetto di lettura come piacere, non è solo un mestiere, non è solo per studiare, per imparare, è anche un piacere. La lettura come piacere nasce da Aldo. L'ultima cosa che vorrei farvi vedere è diciamo uno dei più preziosi esemplari che noi possediamo, e noi sappiamo che anche nella Biblioteca Oliveriana ce n'è uno, siamo in pochi, perché la tiratura fu di 600 copie, ma ne restano al mondo 300 copie. L'ultima copia di cui so è stata venduta per 390.000 dollari, per cui questo qui è il Polifilo. Manuzio, abbiamo detto che aveva una linea editoriale, stampava i classici, stampava i greci, poi stampa i latini, poi stampa Dante senza commento. Dante era sempre commentato, stampa diciamo Petrarca, quindi ampia la sua produzione, ogni tanto stampa su commissione, quindi non è che il libro proprio gli piaccia tanto. Questo qui non era uno dei suoi libri preferiti, non lo rivendica. Per esempio, nella lettera d'introduzione, diciamo, la lettera dedicatoria non la scrive lui. Però questo qui viene considerato il più bel libro del Rinascimento italiano e quindi il più bel libro stampato al mondo. Il titolo completo è Ipnerotomachia Polifili, battaglia d'amore in sogno dell'amante di Polia. La storia è improbabile, l'autore è probabilmente un frate. La storia è la storia di un sogno fatto in un'ora del mattino, in cui si racconta questa storia d'amore ambientata a Treviso. La realtà dei fatti è che questo libro contiene le xilografie più belle e la grafica più bella che si sia mai vista. Questa è la prima delle xilografie, è Polifilo che è nella selva oscura, molto dantesco.
guardate le, diciamo, le xilografie di questo volume, ma non, è solo le, non sono solo le xilografie, è proprio la, i caratteri che vengono utilizzati come illustrazione, in maniera grafica, capite? Abbiamo un, diciamo, un docente qui all'Università di Pavia che ha scritto un libro Visual Storytelling ed è partito dal Polifilo. Guardate. Cioè sono, diciamo, elementi che prima non esistevano. Guardate il modo di comporre la pagina, oltre che le xilografie meravigliose, viene considerato il più bel libro a stampa del Rinascimento. C'è anche, diciamo, un particolare, adesso questo qua, diciamo, ve lo faccio solo intravedere, c'è il primo nudo maschile in questo libro, il primo nudo maschile stampato, le copie presenti, la copia presente in Vaticano, alcune copie sono censurate, sono state annerite ed è stato lo stesso Aldo a farlo. È un libro da guardare, da osservare, da, diciamo, che può insegnare come le immagini parlino. Guardate, questa è la, verso la fine, avete notato che prima le immagini erano ricchissime, qui siamo nella solitudine di una stanza veneziana del 1499, questo libro è del 1499, siamo ancora nell'ambito degli incunaboli. Vedete? Le illustrazioni sono tra le più varie, è un libro straordinario. Io direi che con Aldo possiamo chiudere. Volevo solo dirvi che la maggior parte dei nostri dei manoscritti che vi ho mostrato sono stati digitalizzati. Durante questo terribile anno abbiamo fatto tante cose, tanti progetti, e sono rintracciabili su Internet Culturale, sulla Biblioteca Digitale Italiana. 49 dei nostri manoscritti, diciamo miniati, Aldini, sono stati digitalizzati e sono stati, diciamo, e sono quindi adesso accessibili a tutti. Io ringrazio tutti, spero che questo viaggio, diciamo, nella storia del libro vi sia piaciuto, non vi abbia annoiato. Ringrazio soprattutto Fabrizio Battistelli, presidente dell'Ente Olivieri di Pesaro, Brunella Paolini, direttrice della Biblioteca Oliveriana, e la mia amica, la mia carissima amica Lucia Ferrati. Sono felice di aver fatto questa cosa con lei. Buona giornata del libro. Sì, direi che meriti proprio un bellissimo applauso, Antonella. Bellissimo applauso, grazie. Grazie, io volevo solo dire che il filmato è stato realizzato da Pavia Press, da Ludovico La Cognata, che io ringrazio, e che si sta occupando dei tesori della biblioteca, per cui pubblica una serie di filmati, ha fatto anche il nostro globo del 1793 manoscritto, insomma ci aiuta molto per far conoscere le bellezze della biblioteca. Benissimo, grazie, complimenti quindi anche ai collaboratori che hanno realizzato questo video, devo dire fatto proprio con molta attenzione, molta cura, e ci hai fatto venire una gran voglia di venirti a trovare, quindi tu, insomma, ti avvisiamo che non appena, insomma, sarà possibile ti troverai dei pesaresi a bussare alla porta della biblioteca, perché sicuramente ti verremo a trovare. E, detto questo, non so se qualcuno ha piacere di intervenire, di commentare in qualche modo, di dire qualcosa, siamo ovviamente felici di ascoltare. Desidero soltanto unirmi alle tue parole di apprezzamento per ribadire, insomma, davvero l'interesse straordinario di questa presentazione. È stato davvero un privilegio poter ascoltare la dottoressa Campagna. Io mi iscrivo in questa lista di gitanti a Pavia che speriamo di realizzare quanto prima questo proposito. Vi aspettiamo. Grazie, a presto, complimenti ancora, grazie moltissime.
Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo con piacere. Il Salone Teresiano è sempre aperto, noi siamo aperti da sempre e diciamo per cui vi aspettiamo con davvero con piacere. Allora, grazie ancora. Se nessuno altro dei partecipanti ha piacere di dire qualcosa, niente, do appuntamento alle prossime attività, non solo della Biblioteca di Pavia, che a questo punto cominceremo a seguire, ma anche alle nostre biblioteche, alle nostre attività della Biblioteca Oliveriana, che qualcosa insomma sta già organizzando il prossimo mese, il maggio dei libri, quindi insomma stiamo già pensando a diverse cose, tra cui anche chiaramente il nostro omaggio a Dante Alighieri, che chiaramente non possiamo assolutamente esimerci dal fare. Abbiamo in Oliveriana una piccola esposizione, piccola ma direi significativa, anche noi con documenti relativi alla Divina Commedia che vanno da un antico frammento di un manoscritto del XIV secolo per arrivare ovviamente alle opere contemporanee, quindi raccontiamo questi 8 secoli di scrittura della Divina Commedia. E appena anche questo sarà possibile farlo, organizzeremo un evento pubblico qui in biblioteca per far venire i nostri utenti a vedere la mostra, quindi ci diamo sicuramente appuntamento, speriamo in presenza a maggio per vedere la mostra, anche per altre attività e poi a seguire per tante altre cose nel corso dei mesi. Ringrazio ancora tutti coloro che hanno partecipato e niente, spero di vedere. Brunella, volevo dire che anche noi inauguriamo una mostra su Dante, quindi siete tutti invitati, diciamo sarà inaugurata speriamo il 16 settembre e partiamo dal nostro manoscritto dantesco da un frammento della commedia trovato in una pergamena per il quale abbiamo appena ricevuto un'offerta da parte del Soroptimist Pavia per il restauro. Quindi verrà restaurato e poi verrà esposto dal 16 settembre nella nostra mostra che si chiama Memorie e Smarrimenti, perché affianca le nostre antiche edizioni della Divina Commedia alle tavole di Guido Scarabottolo. Quindi noi abbiamo sempre questa voglia di mescolanza tra l'antico e il moderno, per cui vi aspettiamo a Pavia dal 16 settembre per la nostra mostra dantesca. Perfetto, quindi abbiamo un motivo in più per andare a Pavia, quindi assolutamente direi che dovremo senz'altro andare. Ecco, detto questo, niente, ringrazio di nuovo ancora tutti e alla prossima occasione, al prossimo incontro. Grazie. Grazie a tutti e un bacio alla mia amica. Ciao Lucia.